Salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan per Hobby. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella degli avvisi. Detto questo, come avrete potuto vedere, i problemi di questo gioco si sono risolti in un paio di giorni, dato che riuscirò a postare questo video in teoria dopo quello in cui mi sono lamentato del fatto che il gioco non andasse. Come sempre, gli aggiornamenti nuovi in questi giochi causano sempre problemi. Ma detto questo, possiamo direttamente partire. Mi sono già collocato davanti alla missione. Sappiate che ho fatto qualche missione secondaria, qualche taglia, se non mi ricordo male. Ho attivato le cose delle cacce perché sono qui nella città, li ho trovati nel bar, ci sono varie cose da fare. Ho raccattato un po' di armi carine, un po' di oggetti e sono andato un pochino avanti. Adesso, dove si va? Sperando che la missione di oggi non sia lunga a livelli estremi. Ma posso già sparare? No, ok. Qui sono ancora all'interno. Ma è una trincea! Posso crederci. Prima o poi uno di loro passerà, no? Te l'ho detto, ci sono altri mostri. E si parte. Oggi la vittoria è nelle nostre mani. Una potente nuova mutazione combatte al nostro fianco. Insieme, noi gli faremo il culo. Evviva, qua mi sembra che ci sia un bel po' di gente. Oh, ho sbagliato tasto. È un po' che non gioco. Quanta gente c'è? Gente, questo fucile con le raffiche è un po' particolare. Perfetto. Ah, ma ci sono soldati che mi seguono, non l'avevo visto. Secondo te, raccatto munizioni, granate. Come vedete, questo fucile congela. Ah, ok, è morto. Comodo. Per favore. Direi che devo avanzare dentro la trincea. Mi ha alleato questo? Sì. Oh, vedo roba. Munizioni! Mio! Bella questa roba della trincea, mi ricorda molto tipo Battlefield.
Muori, grazie. Ah. Un po' troppa gente. Hola. Dammi tutta la roba. E finalmente possiamo avanzare, forse. Comoda lama che congela un sacco. Che palle, tipo corazzato. Metti giù. Indietro di nemici non ne ho più. Aspettiamo che mi si ricarica i vari poteri. Dovrebbe essere l'ultima parte. Voilà. Che fatica. Uff. Com'è stato complicato arrivare fin qua. Vacca, è stato difficilissimo, che delirio. Ve lo dico qui e ora, questo gioco non richiede un minimo di skill, perché letteralmente parlando mi colpivano a priori di dovero e di come ero messo, rotolando o non rotolando. Avevo tagliato tantissimo quest'area perché ci ho riprovato una o due volte e alla fine è solo una questione di rotolare nei punti giusti, non serve nulla, la bravura qui non serve a niente, semplicemente dovete avere la build probabilmente già un po' più avanti. Io sto anche giocando, ripeto, nella modalità più difficile che ho in questo momento e probabilmente anche quello determina un po' la difficoltà, però non ha molto senso, cioè potete essere bravi quanto volete, rotolare quanto volete, tanto vi colpiscono uguale. Non ha molto senso. Via, via! Ah, è stato un gioco da ragazzi, mua! Lecchi ancora qualcosa, Coleman? Ehi, almeno io non lecco il culo al sergente! Da qui? Ma che roba è? Viene dal vecchio mondo. Ah, non potresti capire. Tu non sai nemmeno leggere! Oh, scusami, nonnina topo di libreria. Ehi, mia nonna era un generale. Chiedo umilmente scusa a tua nonna. Oh, sì, avete visto? Oddio, arriva il tizio del fuoco. Mi sa che questi muoiono tutti. Appunto.
Moloch. Allontanati. Una nuova mutazione. Ti trovi qui per riuscire dove Set ha fallito. Non sono qui per combatterti. Oh, e invece sì. Combatti con loro. Quindi questo significa che morirai con loro. Direi boss fight? Eh sì. Ma lo congelo, lo posso congelare? Eh già. Per poco. Che c'è il punto là in alto? Devo essere più preciso. Mi servirebbero tipo... Ah, ok, ci sono qua. Ah, dicevo, le munizioni. No! Non so, buttiamo un altro attacco contemporaneamente. Fate che congelare una mutazione di fuoco, aia, non ha molto senso. No, si è spostato. Poca vita. Dai che l'ho quasi ucciso. Recupera un po' di vita. Bravo. Dai, muori. Ole, che pelo. Ho rischiato troppe volte di morire. La roccia batte il fuoco. Ostinazione! Questo mondo sta sprofondando! E che cosa resterà senza di noi? Sembrato un filo troppo forte, eh? L'esplosione. Così che ringrazi chi ti ha salvato la vita. Lo sapevo che la mia indovina non sbaglia mai. Ha visto esattamente dove ti trovavi. Tu hai detto che ho chiuso. Un patto è un patto. Puoi andare. Le tue stupide profezie non sono più un nostro problema. L'assalto. Ditemi che non è stato completamente inutile. Le notizie sono buone. Certo, è stato un bagno di sangue. Ma mentre tu ti occupavi di intrattenere quell'abominio, noi abbiamo ripreso il fronte. Non c'è alcun modo in cui io possa convincerti a restare. La vita qui non è male per le mutazioni. Grandi battaglie, donne, uomini, seguaci, tutti quanti ai tuoi piedi. Grazie, ma devo proprio andare. A est, la cava ormai è invasa, oltre i confini del mondo. Ora, dimmi, qual è stata la richiesta di Gutmann? Mi ha chiesto di superare il campo minato. Era quello l'accordo. Beh,
Bailey sa la strada. Condurrà il vostro convoglio. Cosa? No, non se ne parla. Può guidarci via radio o farci una mappa, non verrà con noi. Noi? Non ho mai detto che ti avremmo portato. Dirti... Ma dubito fortemente che riuscirai a sopravvivere. Lasciami stare, non ho tempo per farti da babysitter. So prendermi cura di me stessa. Non dove stiamo andando. Ehi, aspetta! Mai arrendersi fino alla fine. Gianna! Cosa? Che cosa è stato? Per questo motivo, so che devo venire con te. Anch'io sono stata fottuta dall'anomalia. Ma io ho solo delle visioni. Sempre. Visioni orribili per tutta la mia vita, tranne che per una. Una vita che è splendida. Vedo questo pianeta. Ma è rigoglioso. È verde. Ed è nel futuro. E c'è sempre qualcuno lì con me. Io non riesco a vederne il volto, ma... la sua voce... è la tua. Qualunque cosa tu stia facendo, sono sicura che funzionerà, perché al suo termine saremo in quella prateria insieme. Ok, direi che per oggi può bastare così. Mi scuso subito perché la missione ve la metterò un po' tagliata per farvi vedere un po' come va avanti, perché sono morto un paio di volte, perché purtroppo, ripeto, io sto giocando a livello massimo della difficoltà che mi dà il gioco in questo momento, il mio equipaggiamento non è a livello. Voglio anche fare una piccola puntualizzazione prima di salutarci legata a questo gioco, in maniera che tutti quelli che mi seguono possono capire un mio personale punto di vista, soprattutto quando vado a parlare all'interno, magari in momenti del gioco legato al gameplay, alla dinamica di gioco, alle meccaniche. Sappiate che grazie a un paio di utenti che io ovviamente conosco fisicamente, che seguono il mio canale, ho potuto provare questo gioco a livello massimo, quindi ho potuto, grazie a queste due persone, provare due personaggi a livello massimo, con le build tutte leggendarie, nelle spedizioni o comunque in quelle che sono le missioni di livello più alto. E quello che ne è stato fuori, anche parlando con loro, è che quello che io già pensavo di questo gioco è giusto, e anzi, addirittura, quello che ne è venuto fuori, anche vedendo quelle che sono le missioni che ho fatto in questi giorni, quelle secondarie, o comunque guardando la struttura di gioco e facendomi spiegare esattamente come bisogna gestirsi le risorse, gli oggetti, e un po' com'è l'avanzamento del gioco, diciamo che Outrider non richiede una particolare skill da parte del giocatore per andare avanti, semplicemente vi servirà tanta pazienza per fare molte volte le missioni. Mi è stato spiegato che le dinamiche di gioco non sono nulla di che, è un gioco molto 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 meccanico, quindi se ogni tanto, ripeto, mi lamento di queste meccaniche o cose del genere, sappiate che ho già testato con mano il massimo della difficoltà di questo gioco. Diciamo che vi servono solo due cose: tanta pazienza e una build che abbia dei valori numerici che superano quelli dei vostri nemici. Lo so, quello che sto per dire non piacerà a molte persone, ma non vi serve nessun tipo di bravura, cioè basta avere la build abbastanza forte e qualsiasi nemico scoppierà senza troppe difficoltà anche ai livelli più alti. Ripeto, è un gioco molto 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 meccanico, addirittura fin troppo. Adesso non mi ricordo come si chiama la classe, quella con la forza, l'energia blu, tipo, che si teletrasporta a destra, a sinistra, fa tutte le varie combinazioni. L'ho provata e devo essere sincero, è molto divertente, ma i nemici sembrano quasi fermi. A un livello del genere, a un certo punto, sì, è vero, può
la difficoltà qua viene data dal danno che vi fanno i vostri nemici, che per inciso vi colpiscono quasi sempre per forza perché hanno armi a distanza e voi non potete schivarli. Ma non mi potete dire che questo gioco abbia una difficoltà alta. Qualcuno di voi deve capire, in generale bisogna capire, che pazienza non è difficoltà. Sono due cose molto diverse. Adesso non so chi di voi abbia un'età simile alla mia, però uno youtuber molto 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 famoso, di cui adesso non farò il nome, ha fatto un video dedicato a questa cosa basandosi su una sua esperienza personale e parlando di un gioco in particolare che, se non sbaglio, era Minecraft o qualcosa del genere, e ha fatto l'esempio del fatto che un gioco lungo che richiede ripetizione, richiede un determinato approccio, non deve essere considerato un gioco difficile, perché in questo gioco, in Outrider, qualsiasi giocatore, anche il più scarso, può arrivare a livello massimo, perché basta ripetere le stesse missioni X volte e imparare come si muovono i nemici e imparare come poter schivare gli attacchi. Guardate che io la missione di oggi l'ho finita perché a un certo punto mi sono stancato e ho cercato tutti i punti ciechi dove i nemici non mi colpivano, semplicemente. È un po' una palla, però entra in pieno nel concetto di quello che vi ho detto. E questo vale anche per i livelli finali, cioè non è che cambia molto. Quindi so e capisco come può essere questo gioco a livelli alti. A me piace personalmente, quindi nessun problema, continuerò a portare questo titolo fino in fondo, però sappiate che quando parlo di cose legate alla difficoltà e magari mi arrabbio, mi irrito durante una partita, una missione, perché crepo, perché sbaglio io stesso a muovermi, sappiate già che so come è impostato questo gioco e so che l'unica cosa che mi servirà sarà tanta pazienza. Detto questo, vi ringrazio, spero di non avervi annoiato con questa mia piccolissima discussione, con questa piccola esternazione di opinioni, e come sempre che la forza sia con voi. Qui dal maestro di Vampirobby è tutto, ci vediamo a un prossimo video.